Gli errori che si commettono quando una persona emigra all'estero. Gli italiani, io ho dato spazio, sono quello che ha dato più spazio su questa storia, c'è anche un canale mio, una playlist, guardatela, con le storie degli italiani in fuga. Ho fatto decine di video in Germania e tornerò in Germania, vediamo se riesco a intervistare ancora qualche ragazzo che si è trasferito là. E ho dato spazio tantissimo al discorso della fuga degli immigrati, sono il primo che è stato fatto, ha fatto vedere il discorso delle Canarie, fuga degli italiani, non solo degli italiani giovani ma anche dei pensionati, in particolare in Germania, in particolare in Svizzera, in particolare in Spagna e compagnia varia. Però tanti che emigrano, lasciamo perdere, anche i pensionati fanno degli errori, per l'amor di Dio, perché non si rendono conto che oggi vanno a comprare delle case che fino a 3-4 anni fa costavano un terzo e si fanno anche loro un po' fottere. Ci sono posti nuovi che magari andrò a vedere in più futuro, dove magari i pensionati possono andare a spendere molto di meno. Tutti i mesi è in crescita la gente che mi scrive, che se ne vuole andare, in particolare dal sud Italia. I dati dicono 120-130 mila persone all'anno che vanno via, non solo italiani, ma anche tanti immigrati di prima generazione, se ne stanno andando anche loro, tanti, infatti mi scrivono tantissimi albanesi, tantissimi romeni, che magari sono da 15-20 anni in Italia, ma in particolare mi scrivono al 98% italiani, molti dal sud, non solo dal sud. Che cosa succede? Che quando gli italiani vanno all'estero, non è che subito spostano la residenza, cioè vanno là, magari prendono la residenza, fanno una Meldung, ok? Oppure non lo fanno neanche all'inizio, ma non cancellano la residenza in Italia. Quindi, siccome sono andati a vedere che praticamente è il 2,5 volte il numero dei dati, diciamo, che dicono 120, in realtà, perché? Perché se si va a vedere di là, l'iscrizione che fanno dalla parte di là della residenza non corrisponde alla cancellazione, quindi 2,5 volte di più sono circa 250.000 italiani e qualche straniero che abitava in Italia, ma fondamentalmente italiani che lasciano l'Italia per andarsene all'estero, per andare a cercare una nuova vita. Le mete principali sono sempre quelle: Germania, Svizzera, Inghilterra, Londra, che ci sono più italiani a Londra che neanche londinesi ormai, Spagna. Vivere in Germania, trovare lavoro in Germania, trovare lavoro in Svizzera, digitate trovare lavoro in Svizzera, Lambrene detto, trovare lavoro in Germania, Lambrene detto, trovate tutta una serie di video, di consigli, anche per esempio sulle agenzie interinali, ma quando tornerò in Germania andrò a farvi vedere anche qualche situazione ancora di agenzia interinale, come cercare lavoro, che cosa sono, diciamo, le light firma, le Zeitarbeit, le compagnie varie. Già lo trovate comunque sul canale, lo rifaremo, magari riparleremo magari con anche Stefano, mio amico che da anni vive là, che anche lui può darvi dei buoni consigli. Trasferirsi in Germania, l'hanno detto, già trovate comunque dei consigli. E poi andrò magari anche fuori dalla scuola dove io ho fatto il corso di tedesco, perché è molto importante il discorso della lingua. Adesso mi sono soffermato sulla Germania perché la Germania è sempre l'Eldorado, è sempre, non solo la Germania, la Svizzera e compagnia varia. E quindi gli errori che fanno gli italiani è pensare di poter vivere in certe nazioni parlando italiano o parlando inglese. Certo, se vai in Inghilterra è chiaro che devi parlare inglese, ma se vai in Spagna, se vai ovunque migri, vai in Germania, vai in Svizzera, devi parlare la lingua locale. Quindi farsi un corso è fondamentale. Quindi l'errore che fa prima di tutto gli italiani è quello di pensare di poter sopravvivere senza parlare la lingua del posto. Questo è un gravissimo errore. Un altro poi grave errore che fanno gli italiani è fare sempre comunella fra di loro e quindi non poter parlare poi la lingua, perché bisogna integrarsi con la gente del posto. Mancanza di integrazione, molti italiani che sono dalla vita in Germania non si sono ancora integrati. Un altro errore che fanno gli italiani che migrano è che, per esempio, vanno a finire sempre, gli italiani tendono sempre ad andare nei soliti posti, nelle stesse città, nello stesso quartiere, nella stessa via, e tendono a ghettizzarsi, ed è sbagliatissimo. La forza sarebbe di andare in posti dove la presenza italiana è molto bassa, ok? Cioè, così in modo tale di poterti integrare di più. L'errore fondamentale che poi fanno gli italiani è che vanno a cercare sempre lavoro dagli italiani.
E poi molti vengono buggerati. Non ho detto che lavorare per un italiano all'estero sia sbagliato, ma lo devi conoscere bene, lo devi conoscere bene, altrimenti è molto meglio che se vai in Germania lavori per i tedeschi, se vai in Spagna lavori per gli spagnoli, se vai in Svizzera lavori per gli svizzeri, se vai in Inghilterra lavori per gli inglesi, per società inglesi oppure per, non so, delle grosse multinazionali, ma non per gli italiani, se, a meno che questo sia un tuo parente, che lo conosci bene, che ti fidi, perché purtroppo arrivano e mi arrivano parecchie volte segnalazioni di persone che sono state un po' buggerate, che sono state perculate da italiani connazionali. Perché gli italiani cercano così tanto gli italiani all'estero? Ok? Purtroppo anche in Germania, anche vicino dove abitavo io, mi segnalavano delle situazioni brutte. Ok, questo non vuol dire, lo ripeto, che tutti sono così. Anzi, conosco tantissimi anche che hanno attività, che danno lavoro agli italiani, sono bravissime persone. Ok? Ok, però se si può, io diciamo, direi fatelo solo se comunque avete massima fiducia. E quindi l'errore poi dell'italiano che va all'estero, ok? È che non si porta un tot di soldi per poter sopravvivere. Non è che tu arrivi tutto a posto, ti devi adattare al posto, devi avere umiltà, voglia di lavorare, no, adattarti tu, sei tu che ti devi adattare. Un altro errore è che gli italiani, comunque, io vedo quello che mi scrivono, molti non sanno fare niente. E allora, se non sai fare niente, è meglio che stai a casa. Ma se sai fare qualcosa, devi andare a fare il tuo di mestiere. Quello è un errore che fanno molti italiani. Poi, tanti vogliono, tutti che sanno fare il barista, vogliono fare il barista, poi magari non lo sanno fare. Ma se il mercato è inflazionato, vai da un'altra parte. Se sai fare il pizzaiolo, è meglio che cerchi di cercare di andare a lavorare in Russia, che ti pagano bene, non in altre parti che ormai è pieno. Il cuoco, stessa cosa. Se vuoi aprire un'attività, oggi i soldi di ristorazione lo fai nella parte russa del Mar Nero, lì fai i soldi veramente. Guardatevi il video, aprire un'attività al ristorante in Russia con il video intervista che ho fatto a questo ristoratore pugliese che ha dei locali là, mi può spiegare delle cose. Io, il mio canale è un canale che ha dato aiuto e speranza a tantissime persone. L'altro giorno ho trovato un ragazzo che è andato in Svizzera e mi ha detto: "Oh, grazie Lambre, grazie a te sono qui." No? Io do dei video e cerco di dare dei consigli. Poi è chiaro che io non invito nessuno ad emigrare, non ti trovo lavoro, però ti faccio vedere la realtà dove tu stai andando. Oggi in Germania è molto difficile, per esempio, trovare un'abitazione. C'è un video mio che indico trovare abitazione in Germania, ti indico come si può trovare un sito che è molto importante per dare mano, dove molto dopo lavori, cioè lavoristi così possono stare, o studenti, compagnie varie, cercando di spendere poco. E quindi gli errori sono sempre quelli, cioè di pensare che sono tutti lì che ti aspettano, cosa che io non ho mai fatto credere, anzi, e che sono lì a riempirti di soldi, perché anni fa, ma l'ho sempre detto, anche io quando parlavo di salari, per esempio dalla Germania, io ho sempre parlato di salari della popolazione autoctona o di italiani che parlavano bene tedesco. Non parlavo di gente che arrivava là e non sapeva fare niente e parlava con Ich bin chi a senza la parola. Devi saper lavorare, ok? Devi saper la lingua e se hai professionalità, sono posti dove c'è meritocrazia, ok? Però bisogna saper lavorare. Il problema degli italiani, di moltissimi italiani, a me mi scrivono veramente. Se prima mi scrivevano 500, oggi mi scrivono 1500 persone al mese. Non è che io ho triplicato nel giro di poco i follower, ma la situazione economica è molto disastrata e quindi tantissimi italiani vogliono andare via. Ma tanti mi scrivono, non sanno fare niente. Poi se hai dei figli, compagnia varia, diventa ancora molto più difficile la situazione. Tantissimi mi scrivono, mi dicono: "No, Lambre, c'ho 3 figli, ho perso lavoro, che faccio? Non ho una lira." Ragazzi, cioè, la situazione non è facile. Cioè, se vuoi emigrare, lo devi fare più da giovane. Non è detto che poi a una certa età. Però se inizi a avere la moglie, i figli, i casini, certo, magari puoi lasciare la moglie e tentare. Se hai voglia. Questo è un messaggio positivo che comunque lancio alla fine alla gente che mi segue e che comunque se ne vuole andare a trovarsi una nuova vita, non lo so, in Germania, Svizzera, Spagna, ovunque dove vuole andare, perché io ripeto, se sei un bravo cuoco, se sei un bravo per esempio pizzaiolo, ti dico guardati la Russia, che li guadagni bene. Però se vuoi andartene via, vuoi andare a lavorare da un'altra parte. Puoi andare in qualsiasi parte, in Canada, in Australia, in America, in Europa, dovunque.
Ieri ho trovato per esempio un mio amico che ha un anno in più di me, 6 o 7 anni fa si è trasferito in Australia con la tipa e lavora, guadagna bene e adesso dopo 5-6 anni vogliono aprire un posto, fra un annetto e mezzo apriranno una specie di bed and breakfast. È partito che aveva una certa età. Allora, che cos'è che è importante? È che quando tu parti devi avere la voglia, sei giovane. Se vuoi emergere, ce la fai. Non è facile all'inizio. Non è facile all'inizio. Ma se tu hai il cazzisma, hai la voglia, sei uno tosto, riesci ad emergere. E per esempio, ti dà la possibilità. Guardatevi, Laureato in Lettere, un altro video che feci di questo ragazzo che in Italia purtroppo faceva il corso con me, allora no, era nella scuola, non era in classe con me. Guardatevi anche questo video, laureato Germania, adesso è capo reparto in una bella azienda, guadagna bene, in Italia non aveva nessun futuro, laureato in lettere, compagnia varia. Diciamo che alcune nazioni ancora oggi, anche se non è facile, ma se hai voglia, volontà, c'è meritocrazia e ti danno la possibilità. Certo, non sentirà mai un politico dire: no, bisogna andarsene via perché la situazione, ti diranno sempre stai qui, credici, lottero. Io non invito nessuno ad emigrare, però se qualcuno decide di emigrare lo capisco perché la situazione è molto difficile e soprattutto non fate certi errori.